Ciao a tutti amici di Sbam, io sono Cook. E io sono Gian. Stasera presentiamo due grandi classici dell'epopea del Far West, giusto? Esatto, che sono la Colt Single Action Army e la Remington 1875. Ok, molto bene. Iniziamo... da quale iniziamo? Ma io direi iniziare dal grande classico. Ok, grande classico, dico due cose io che vai. Non siano... vabbè, so pochissimo, ma qualcosa, controlliamo, tutto a posto. Allora, Colt Single Action, classica, la classica pistola del Far West, classica pistola dei film di Sergio Leone, tutte quelle cose lì, tutto classicissima. Quando si pensa alla pistola del West si pensa inevitabilmente a questa, giustamente. Ne sono state fatte infinite varianti, infinite versioni, tutte bene o male ricalcavano questa linea generale, questo profilo, questa... insomma, questo aspetto. Colt 1873, l'originale, diciamo che nacque in la versione 73, 45 nacque, Colt. 45 Colt per uso anche militare, no? Sì, sì, infatti venne creata come successore alle varie open top che poi convertirono a cartuccia metallica. Si decise che era il momento di adottare un'arma più robusta, quindi con un castello chiuso e non con la canna bloccata da un pin come... Quelle prima cosa c'erano? Le Schofield? Quelle a... C'era la Schofield, in realtà era, diciamo... Coeva questo, esatto. Prima c'erano i modelli che erano a percussione, che poi erano stati convertiti a cartuccia praticamente... tagliando il tamburo e mettendo uno sportello di caricamento simile a questo, però chiaramente erano open top, cioè non avevano il ponticello esatto. Sopra, quindi erano molto intrinsecamente molto meno robuste. Esatto, quindi si decise di passare a una struttura più solida, diciamo. Allora, chiaramente come dicevamo prima, l'originale, quella militare, era nel calibro 45 Colt a polvere nera, detto anche Long Colt, perché chiaramente di tutti i calibri americani dell'epoca a polvere nera c'era la versione long e la versione short. Quella militare era il Long Colt, quindi la versione a piena potenza, mentre invece per uso civile furono fatte in una pletora infinita di calibri. Per esempio questa qua, nello specifico che abbiamo stasera, è in 32-20 questo, che è un calibro... particolare, che però era molto amato all'epoca, perché soprattutto dai civili più che altro, che non venne adottato dall'esercito, anche perché era fiacchino come calibro. Era un calibro per fucili a leva, diciamo da caccia ad animali di piccola taglia. Chiaramente devi immaginarti il contesto dell'epoca, di gente che abitava in mezzo al nulla, e si comprava il fucile da caccia, il classico Winchester 1884, quello che era a leva. Lo comprava e poi diceva: caspita, io ho il Winchester in 32-20. E allora cosa fa la Colt? Ha cominciato a produrre armi in calibri simili in modo da unificare e rendere la logistica della frontiera. Il puzzone del West, esatto. Andava in armeria e comprava o si ricaricava un calibro sia che andasse bene sia per il fucile che per la pistola. Esatto. 32-20 è classica nomenclatura da polvere nera, dove 32 è il calibro dell'arma tra i pieni, mentre 20 è il peso in grani della polvere nera caricata nel bossolo, giusto? Sì. Esattamente. Quindi si parla 32, circa un 7,65. Esatto. Come tipologia di funzionamento è sempre quella, ha tre monte, allora cane abbattuto, ha la monta quella di sicurezza. Che poi monte di sicurezza, come funziona qua? Qua si prende la botta? Questa era il classico discorso che facevano il cosiddetto cowboy load, che le portavano caricate con 5 colpi e il cane abbattuto sulla camera vuota. E questa è la classica monta che c'è nel caso mentre l'armi ti scivola il pollice e si ferma lì. E poi ha la mezza monta, che è poi questa, che è quella nella quale libera il tamburo per caricarla, aprendo poi lo sportello chiaramente. E poi la monta dell'armamento. Beh sì, diciamo che è molto pesante, almeno questa versione, perché comunque la canna è stata fatta dello stesso diametro. È dello stesso diametro del 45, chiaramente c'è un foro più piccolo, quindi c'è più materiale. Quindi esatto, c'è un sacco di materiale sia tra le camere del tamburo, potete adesso lo vediamo nel dettaglio, sia attorno alla canna. Esatto. Qua ha un cannone che sembra una canna pesante, effettivamente questo chiaramente... la rende decisamente pesante, però mi sembra anche molto stabile come impugnatura, no, una bella
Sì, a mi me sembra piace come pistola. Mi sembra molto stabile. Sì, sì, diciamo che è iconica, dai. Magari può non piacere a tutti questa estetica. È molto classica, diciamo. Però c'è poco da fare. È iconica, come la Luger, sì, come sì, alla pari della Luger, alla pari di altre armi che magari... di cui non, o della Mauser C96, esatto. Ma per fare un esempio di un'arma che mi sta veramente, io non riesco a vedere, però oggettivamente ne riconosco appunto il fattore iconico, insomma, è un mito, è un... Assolutamente sì. Tra l'altro questa è stata resa famosissima, come abbiamo accennato, dai film di Hollywood. Inizialmente in realtà poi era un'arma abbastanza costosa per l'epoca, cioè non tantissimi civili, certo, ne possedevano una, ma la maggior parte aveva ancora armi o cap and ball o appunto gli open top a conversione, che tra l'altro per me sono bellissimi, e quindi sì, insomma, era un'arma abbastanza, era la possiamo chiamarla forse la Glock dell'epoca, sì, esatto. Anche se la Glock non è costosa, però insomma era un'arma avveniristica, ecco, per l'epoca, esatto. Beh, quindi andiamo a vedere nei dettagli. Questa qua ovviamente è una replica, anche perché gli originali di questa roba qua costano l'ira di Dio. Questa è una replica Uberti, con canna da 4 pollici e mezzo, credo, 4 pollici e 3 quarti, 4 pollici e 3 quarti mi pare, sì. Ok. In finitura charcoal blu. Sì, vediamo bella. Che esatto, il tamburo e la canna sono in charcoal blu, mentre invece il castello è tartarugato. È stata finita con dei dettagli molto simpatici. Sì, questa è di un nostro amico che ringraziamo di avercela prestata. Grazie, ciao, Harry. Ciao Enrico. Che ci ha attaccato sulle guancette Deputy US Marshal badge, dall'altra parte ci ha attaccato questa piastrina che dopo faremo vedere nel dettaglio. Che riproduce questa, praticamente la pistola che fu donata a Wyatt Earp a Tombstone dopo il famoso scontro all'OK Corral dalla cittadinanza, per ringraziarlo, praticamente molto carino. Bene, dai, allora passiamo invece a questa qua che è molto... Questa che è decisamente più impressionante anche nelle dimensioni, e controlliamo sempre che sia scarica, così gli amici della sicurezza, sono contenti. Quindi, ok. E questa è invece la Remington 1875, Dio mi scivola, e nella foggia, soprattutto nel castello dell'impugnatura, anche se è leggermente diversa, ricorda la Single Action Army, tuttavia della Remington. E questa la fecero come successore alla 1858 Cap and Ball, non so se sei presente. Sì, sì. E... perché non esisteva mai, non è mai esistita una versione conversion di quella lì. Però l'hanno fatta mantenendo questo tratto distintivo, sì, che c'era anche nelle versioni d'avancarica. Esatto, hanno fatto questo, non so se per ricordare il discorso delle versioni d'avancarica, per appesantirlo, addirittura c'è chi dice che lo servisse come sorta di ausilio allo scontro... Esatto, a sbatterla in testa. Sì, direi che sono tutte cose abbastanza plausibili, sono tutte varie versioni plausibili. Questa è in 44-40, che è un altro calibro molto classico di fine 800 americano, quindi calibro come nel 32-20, 44 il calibro della canna e 40 i grani di polvere nella cartuccia. Sempre replica Uberti, questa direi che è finitura nichelata, se non sbaglio. Quest'arma venne creata con l'intenzione di andare ad intaccare il mercato della single action army, cosa che purtroppo per la Remington non avvenne, perché la produzione di quest'arma iniziò due anni, come si evince dal nome, iniziò due anni dopo rispetto a quella. E la Colt aveva già vinto tutti i bandi, i concorsi, sì, per esercito. Sì, quindi diciamo che ebbe anche un successo a livello civile, non so. A livello civile non saprei, e da quel che so fu abbastanza apprezzata da vari sceriffi, forze dell'ordine dell'epoca. C'è anche perché questa linea di pistola qua, comunque almeno io lo parlo da ignorante che ne so pochissimo di sta roba qua, però mi è sembrato spesso di vederla appunto usata in film, perché si vede effettivamente la folla, sì, molto caratteristica, esatto. La vedi proprio un colpo d'occhio che la riconosci al volo. Mi è sembrato di vederla spesso, quindi diciamo che se i film ricalcano un po' la realtà delle cose, qualcuno la usava abbastanza. Riporta alcuni dettagli dal vecchio modello, tipo
la bacchetta di estrazione mm-hmm. è praticamente identica a quella della 1858, le mire sono molto simili. Sì. A parte che questa qua comunque come estetica e tutto, a me, anche lì parlo sempre da ignorante, però mi sembra questa foggia qua della culata del castello, mi sembra molto più, come si dice, futuristica, cioè nel senso, mi sembra molto più... avanzata, dici? Ma sì, cioè nel senso, mi sembra una cosa che, insomma, anche questo scalino qua, mi sembra una cosa molto più, cioè più proiettata, anche diciamo... come posso dire, è una cosa che rivedo, ci rivedo molte forme di questo castello anche in armi moderne, voglio sì, un dire. Po' ricorda magari anche esatto. Anche addirittura rispetto a questa, che vabbè, questa qua, mentre questa qua, voglio dire, è molto molto classicheggiante, sì. Questa qua per certi tratti mi sembra più moderna, insomma, molto più moderna. Sì, ricorda vagamente sì, un pochettino di più i revolver moderni, soprattutto in questo sì, anche come si e dice. Anche il canale delle mire. Magari. Sì, dico, mi sembra qua, alcune lavorazioni, alcuni segni mi ricordano molto quelli che ci sono nella mia 1917. Sì, sì, è vero. Smith è vero. E Wesson. È vero. Anche l'impugnatura credo sia abbastanza simile. No, Dio, no. L'impugnatura non mi sembra... sinceramente come fosse. No, l'impugnatura no, quella effettivamente mi sembra molto... questa è molto classicheggiante, molto western. Però appunto... questa parte qua, soprattutto la parte alta del tamburo, a me, io ci rivedo un sacco di cose di pistole molto più recenti, a colpo d'occhio. Sì. Ok, quindi abbiamo sempre detto repliche Uberti, quindi a livello, parliamo giusto a livello di calibri, sono entrambi calibri, questo lo posso dire io, sono entrambi calibri abbastanza ostici, perché comunque insomma richiedono un impegno da parte del tiratore di ricarica. Sì. Diciamo che se si vuole stare sul tranquillo, la Uberti, sia questa che questa, le produce in 45 Long Colt, che... o addirittura per quelli veramente col culo pesante, in 38 Special, 357 o anche 45 ACP alcune addirittura. Sì. No, la single action, vero, sì, questa sì, non ho idea, perché ne ho viste in vendita di queste qua con il doppio tamburo, dove hai sia il tamburo in 45 Long Colt che il tamburo esatto. In 45 ACP. Quello vabbè. È proprio l'apoteosi della pigrizia. Della pigrizia, o anche il 357 Magnum, che proprio non si può vedere su un'arma del genere. Sì, 45. Ci vuole un po' di storicità. Mentre invece forse questi qua proprio sono chicche proprio da grandi estimatori. Insomma, sì, il nostro 44, amico Enrico 40. È un grandissimo appassionato di West. Quindi giustamente West, le ha volute, da bravo estimatore, le ha volute avere nel calibro proprio più western possibile. Però appunto sì, se dovessi prenderla spererei che me ne regalassero una in 45 Colt, perché effettivamente secondo me è un calibro che è sia allo stesso tempo storicamente accurato che comunque comodo da usare, da ricaricare, anche sì, con un minimo impegno di ricarica il 45 Colt è fattibilissimo. Esatto. Anche senza volerlo fare a polvere nera, anche a caricarlo a polvere in fumo si fa benissimo. Sì, anche perché comunque diciamolo, queste qua sono armi a differenza di quelle cap and ball, che sono comunque bancate per sparare cartucce a polvere in fumo, scusa. Quindi... però sì, comunque in tutti i casi i cap and ball lo fai sparare, le cap and ball da bancarica le fai sparare no, a polvere sì, nera. Però sì sì, assolutamente, però dico, magari uno si pone il dubbio siccome siano repliche. Certo, certo. No no, quindi sì, per reggere regolano, però non credo che riesci a spararci con la polvere a polvere in fumo nei cap and ball, no. Cioè. No, stai parlando, ci stiamo confondendo. Okay. Cioè, quello che voglio dire è, queste qui sono repliche comunque moderne di armi che fatte in un'epoca in cui la polvere in fumo non esisteva. Ah beh, ah, ok, sì, 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 cioè sì, non sì, è come se fosse un originale non potessi spararci a polvere certo. In fumo, è cosa che voglio dire. In queste repliche qua puoi tranquillamente fare cartucce a polvere in fumo, esatto. E va da Dio. E a livello di prezzi, cosa allora i prezzi onestamente non sono troppo aggiornato, non costano pochissimo, stanno intorno sul modello base di questa, credo sia sui 600 euro o 6 o 700 quest'altra invece. Okay. Poi chiaramente ci sono le varie maggiorazioni, se vuoi le finiture personalizzate, le finiture personalizzate, le incisioni. Io ho visto su Armi Usate pieno di repliche Uberti in 45 Long Colt, te le tirano dietro mediamente tra 400, i 400, 6 sui, io ne ho viste anche a meno addirittura. Sì, beh, poi magari bisogna vedere anche le occasioni. Però appunto, anche perché alcune di queste sono state fatte in un periodo dove erano catalogate armi comuni. Ah, può essere. Erano, e quindi alcune le si trova con la classificazione comune. Quindi chiaramente quelle te le tirano dietro per forza. Se hai voglia di sacrificare un posto nelle comuni per quelle,
magari te la cavi anche con 250 euro, ne ho viste alcune. Quelle nuove, se voi la ordinate nuova o comunque comprate una delle ultime, che siano queste o penso qualsiasi arma prodotta da Loberti adesso, sono catalogate sportive, che non è male. Posso dire una cosa? Io la comprerei solo per il rumore che fa quando la... Sì, il rumore vale il prezzo. È meraviglioso. Il rumore vale, vale il prezzo. Questa lo fa meno, questa è una azione molto più crispy. È tornata la legge sul Pecos. Va bene, dai, abbiamo parlato di prezzi, abbiamo parlato di calibri, abbiamo parlato di tutto, direi che possiamo finirla qua, no? Ma sì, per questa introduzione al Far West. Esatto, questa introduzione la facciamo finire qua. Ragazzi, mi raccomando, andate a mettere il like anche su Instagram, seguiteci su Instagram, andate a vedere il nostro canale Telegram, solo se siete amanti del politicamente scorretto, se no vi consiglio di starne fuori, perché lì si dice le cose, si parla come si mangia, e soprattutto mettete il like al canale. Ragazzi, buona serata. Alla prossima, ciao.